Bonjour a tout le monde. Niente, allora oggi argomentazioni. Io chiaramente sto andando in quelli della palestra. Oggi parliamo di quei figli della mamma di Agenzia delle Entrate. È appena arrivato il postino, prima che partissi per darmi la bella novella, e mi è arrivata una cartella esattoriale dall'Agenzia delle Entrate della bellezza di 2000 rotti euro che io giustamente devo pagare. È vero, io questi soldi li devo dare. Una cosa vecchia riguarda il ritiro di patente il giorno di Natale perché avevo un cicalino di troppo, ma comunque al di là del perché e il per come, niente di grave. Ho festeggiato anch'io il Natale, ma hanno inchiappettata. Comunque, all'epoca parliamo del lontano 2019. Io sono andata all'Agenzia delle Entrate, dicendogli che io non riuscivo a pagarli tutti insieme perché la mia situazione lavorativa, non lavoratoria, era precaria e che quindi se volevano avrei pagato a rate. Mi danno l'ok, mi fanno le rate e mi danno 12 bollettini, quando dovevano essere 42, da 50 euro. Io ho finito di pagare questi 12 bollettini nel 2020, ok? Al momento che, quando mi hanno dato questi benedetti 12 bollettini, io ho chiesto degli altri bollettini. Ah, signora, non si preoccupi, glieli mandiamo via mail. Questi bollettini non sono mai arrivati. Nel mentre c'è stato il patatrac del Covid, io ero senza lavoro, sinceramente non ci ho pensato. Quando controllavo la posta non arrivava, ma non era la mia priorità, vi dico la verità. Però mi sono fidata di quello che mi hanno detto loro. Poi c'è stato il Covid, ho detto vabbè, ci saranno dei problemi negli uffici col Covid, è chiuso, non chiuso, una vangata l'altra. Ho detto prima o poi arriveranno. Non sono mai arrivati e oggi mi arriva la cartellina che ho tempo 5 giorni per pagare 2000 euro. Partiamo già dal presupposto che io quest'estate, quando ne ho guadagnati 1000 al mese, era festa grande, facendo due lavori, con due contratti a chiamata, quindi non ce li ho quei soldi. Adesso lunedì mi tocca partire giù, perché sono una manica di incompetenti, perché l'errore non è mio. Io ho rateizzato e ho pagato puntualmente tutti i mesi tutte le rate, quelle che mi hanno dato. Se poi voi non me le mandate più, poi non rompete le scatole a me. Andate a vedere le vostre belle scartoffie perché tanto sanno anche quanti peli abbiamo nel deretano e verificate. Oh cavoli, non le abbiamo mandato le. Aspetta che la chiamiamo. Si è dimenticata o magari ci siamo dimenticati noi, perché a me questi benedetti bollettini non sono più arrivati, se no da mo' che avevo pagato. Perché capite che a botte di 50 euro al mese, che non sono la fine del mondo, per rifa per rafa le trovavo facendo pulizie, facendo qualunque cosa, e come ho pagato le altre 12 avrei pagato anche queste. Quindi vuol dire che io lunedì devo passare la mia mattinata giù all'Agenzia delle Entrate a rompermi i marroni e a litigare, e stavolta litigo, me ne frego, perché c'ho tutte le cartelline che parlano, no? Siccome io sono una cretina, i computer non li so usare, sono una capra, sono veramente ignorante in materia. Però ho un brutto vizio, tengo tutta la carta e quindi ho tanto di bollettini pagati con data e ora, perché quando poi pago tramite l'app della banca segno anche tutti i biribiri, a che ora e che giorno, così non si scappa, si possono fare tutte le verifiche del caso che vogliono. E ho anche la scartoffia che mi ha rilasciato quel pirla che c'era l'Agenzia delle Entrate, che non mi ha mandato gli altri bollettini. Perché poi ti arrivano queste sfraccagnate tra capo e collo. Io vorrei capire quante sono le persone con degli stipendi normali, una famiglia normale, che riescono a tirar fuori 2000 euro così. Allora vado a fare il vecchio mestiere, ma in 5 giorni non ce la posso fare, poi non ho più né l'età e né il fisico, non mi pigliano neanche, ecco, e poi ci vado 4 di tempero sullo stomaco e sti cavoli oltretutto, perché se l'errore è vostro, cavoli vostri. Anche perché, per chi non lo sapesse, ve lo dico, non so se ve l'ho mai detto, io sono nulla tenente, io non possiedo una fava di niente. La macchina che ho sotto il sedere è gentilmente prestata dalla mia dolce metà, quindi possono venire a fare quel cacchio che vogliono. La casa non è mia, sono in comodato d'uso con mio papà, me la lascia usare, ma non è mia.
io le cose che ho a nome mio sono quelle da pagare. C'est à dire, come dicono i francesi, la bolletta della luce e le rate che sto pagando puntualmente sempre, come avrei pagato puntualmente sempre queste se me l'avessero mandate. E quindi fate molta attenzione, cioè prima di, se vi arrivano delle cartelle, prima di andare a piangere miseria, a indebitarvi o a fare gazzabubole, diciamo così, per essere carini, andate da Equitalia. Possono scegliere o mi rateizzi o non pago. Cosa fanno? Mi mettono 2 mesi ergabbio? Faremo 2 mesi ergabbio. Che me frega, vitto alloggio gratuito. Devo neanche pagare la corrente, ci pensano loro. Mio fidanzato fa ferie 2 mesi. Chi se ne frega? Mi metti a fare i lavori socialmente utili 4 ore al giorno, 6 ore al giorno, finché non ho pagato? Va bene. Tanto non mi puoi portare via niente. Ma non perché chissà cosa, perché proprio io non ho niente. Io sono nulla tenente. E quindi ogni tanto, per come funziona questa benedetta legge italiana dello schifo, essere nulla tenenti ha i suoi vantaggi. È brutto da dire, ma al giorno d'oggi è meglio non avere una fava, così non ti possono portare via una fava. E niente, fatemi sapere anche voi se a qualcuno di voi è successa la stessa cosa, che vi hanno fatto le rate, poi non me l'hanno mandate, poi arrivano le cartelle, bim bum pam, perché adesso poi io vado giù e pianterò su, no? Farò proprio la piazzata, proprio me ne sbatte le, no? Non sarò per niente, né partirò educata e carina, ma poi so già che mi si chiuderà la vena, perché io sono una contadina, non ho studiato e sono ignorante. Ma chi mi ha fatto le carte, no. Quindi, se questa persona non sa fare il suo lavoro, che ne vada a fare un altro. Perché io non mi sbaglio sul mio lavoro. E se mi sbaglio, chiedo scusa, metto giù la testa e prima di puntare il dito e quant'altro mi assicuro 3 volte. Comunque, aspetto le vostre notizie. E anche oggi è una splendida giornata. E niente, buona giornata a tutti. Ciao.